la polizia a Napoli. Agli agenti il minore ha raccontato che mentre percorreva via Cavalleggeri d'Aosta a bordo di una moto gli sono stati esplosi contro due colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto a un braccio. Il giovane è stato portato all'ospedale San Paolo, dove resta ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. E sul caso della piccola Fortuna Loffredo sono tutti della stessa opinione. Politica e Santa Sede sono coesi sull'essere severi nel punire l'assassino della piccola di Caivano. Il ministro Angelino Alfano ha invitato a chi sa qualcosa di parlare, di non nascondersi dietro il muro dell'omertà. Più duro il parere del segretario federale della Lega Nord Salvini, che ha definito il presunto pedofilo un verme per cui la galera non basta, castrazione chimica e lavori forzati. Anche Papa Francesco ha espresso il suo pensiero con parole chiare e forti. La pedofilia è una tragedia, non dobbiamo tollerare gli abusi sui minori, dobbiamo difendere i minori e punire severamente coloro che commettono gli abusi. Sul caso è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, auspica un'inchiesta rapida, ampia e severa. Tragedia ieri sera a Pozzuoli, dove una donna di Napoli è morta lanciandosi sugli scogli. È accaduto intorno alle 19.20 sul lungomare di via Napoli, vicino al parcheggio multipiano. Alcune testimonianze raccontano che la donna 37enne è stata vista scendere da uno scooter guidato da un uomo per poi salire sul muretto del lungomare e buttarsi giù. E anche le fonti investigative confermano quella che inizialmente era solo un'ipotesi: suicidio a causa di un litigio con il proprio fidanzato 43enne per motivi di gelosia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise in provincia di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cremona nei confronti di Giuseppe Amato, 43 anni, di Palermo. L'uomo è considerato responsabile in concorso della rapina a un ufficio postale commessa il 14 maggio del 2015 a Camisano in provincia di Cremona. Con il bilancio preventivo approvato nell'ultima seduta di giunta, i circa 600 lavoratori socialmente utili del comune di Napoli passeranno dalle attuali 25 ore settimanali a 30 ore settimanali, per arrivare massimo entro il 2018 a 36 ore. Questa importante decisione, frutto del confronto con i sindacati CGIL, CISL e UIL, risolve due esigenze fra loro strettamente legate: incrementare le retribuzioni di lavoratori costretti da circa 20 anni dalle mancate scelte politiche nazionali ai livelli retributivi più bassi, e contemporaneamente aumentare le attività comunali diverse, delle quali già da ora, considerato il perdurare blocco delle assunzioni, senza LSU dovrebbero chiudere i battenti con gravi ripercussioni sui cittadini. Il maltempo ha dimezzato il numero di turisti attesi negli scavi di Pompei per la prima domenica del mese, in cui i siti museali archeologici erano visitabili in maniera gratuita. Intanto, per la visita all'area archeologica, stamane è partito il progetto sperimentale del braccialetto, che consentirà ai turisti l'uscita temporanea dal sito nel corso della giornata. Nella prima fase il braccialetto potrà essere richiesto solo al varco di accesso di Piazza Anfiteatro e sarà utilizzabile solo per questo ingresso. E per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG1. Stacco questo video.